Buongiorno a tutti, penso che siamo partiti con il collegamento. Ci presentiamo come organizzatori, io sono Elena Bossi e passo la parola immediatamente a Candida Vannini che farà la prima introduzione. Buonasera, sono Candida Vannini, delegata al Public Engagement del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell'Università dell'Insubria. Il Public Engagement è una delle tre missioni dell'Università insieme alla ricerca e l'insegnamento e comprende iniziative di divulgazione culturale e scientifica per fornire anche ai non specialisti chiavi di lettura per interpretare il tempo presente. Questa sera parleremo di vaccini, quindi un argomento di grande attualità che cercheremo di affrontare in modo razionale e da più punti di vista per poterne trarre un giudizio non emotivo che ci aiuti nelle nostre scelte future. Perché sia un evento non solo di comunicazione, ma anche il più possibile interattivo, è possibile porre delle domande scrivendole nella chat, a cui i relatori risponderanno nella seconda parte dell'incontro. Lascio subito la parola al professor Valdatta, direttore del nostro dipartimento, e alla professoressa Marinelli, presidente del corso di laurea in biotecnologie, per un rapido saluto. Grazie professoressa Vannini, è con un notevole orgoglio che mi presento questa sera alla vostra attenzione comunicandovi questo tipo di iniziativa. È un'iniziativa che l'Università dell'Insubria licenzia con estrema soddisfazione perché ma per due motivi fondamentali, perché si tratta di vaccini e perché reputiamo parlare di vaccini in questo momento storico come una vera mission sociale, in un momento in cui tutta l'Italia si prepara a vaccinarsi per, come noi sappiamo, contro il problema del Covid-19. Tra queste informazioni che vengono spesso riportate dai media in modo distorto e parziale, avere un punto fermo che purtroppo deve essere gestito con questi strumenti per ovvi motivi logistici, ma avere un punto fermo gestito da persone che sanno quello di cui parlano e che riescono a fare un focus sulla problematica vaccini rappresenta, come dire, una boccata di aria fresca in un'atmosfera particolarmente buona. Buia per il momento. Quindi io non posso far altro che ringraziare la professoressa Vannini e la professoressa Bossi per questo tipo di iniziativa, per avere coagulato attorno a questa iniziativa persone competenti che vengono anche da altre realtà universitarie e auguro a tutti il massimo profitto da questo tipo di incontro, profitto personale ma profitto anche sociale. Vi saluto e vi ringrazio ancora della vostra partecipazione. Buongiorno, io sono invece Flavia Marinelli, sono, diciamo, presidente di corso di studio di biotecnologie e ho appunto anch'io molto apprezzato questa iniziativa che è molto importante anche per valorizzare la formazione nel settore appunto delle biotecnologie, l'attività che noi facciamo come Ateneo dell'Insubria, ma anche come Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita con i nostri quattro corsi di studio in scienze biologiche, biotecnologie triennali, magistrali, biotecnologie molecolari e industriali e biomedical science. Quindi tutti corsi di formazione che sicuramente in questo momento riteniamo importanti proprio per anche le sfide che ci vengono poste in termini di produzione di vaccini, diagnosi di queste infezioni virali, quindi argomenti che è importante approfondire e che sono, diciamo, un argomento importante per la formazione dei nostri studenti.
Oltre ai corsi di laurea triennale e magistrale abbiamo anche il dottorato in biotecnologie e quindi diciamo abbiamo tutto il ciclo formativo all'Università dell'Insubria erogato appunto dal nostro Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli oratori, gli speakers che hanno partecipato, molti sono dell'Insubria. Vorrei anche fare un ringraziamento speciale a Maria Grazia Pizza che invece è di un'azienda, quindi che ci porta la sua esperienza come azienda farmaceutica nella produzione di vaccini e mi taccio per ascoltarvi. Buona serata a tutti. Grazie molte professoressa Marinelli e professor Valdata per questo saluto e direi che posso introdurre il primo speaker che è il professor Mortara, docente di patologia e immunologia sia presso la facoltà di medicina, sia il corso di laurea in medicina sia presso i corsi di laurea di scienze che incomincerà a raccontarci di base come funziona un vaccino e questo già dovrebbe darci un'idea del perché vaccinarci, soprattutto in una situazione come quella odierna. Buonasera a tutti, io vi presenterò diciamo i concetti base del funzionamento dei vaccini e il funzionamento dei concetti delle cellule immunitarie e delle molecole importanti quali gli anticorpi. Se andiamo a cercare la parola vaccino su il dizionario, troviamo due specificazioni determinate, che sono il primo, il vaccino come aggettivo, cioè della vacca, dei bovini, e il secondo come diciamo preparato che viene introdotto nell'organismo per stimolare una risposta immunitaria con una risposta di anticorpi che rende efficace la protezione nel soggetto vaccinato. Per quanto riguarda la prima specificazione dell'aggettivo della vacca, non è un caso perché proprio possiamo dire che a fine Settecento nasce la scienza immunologica con l'intuizione del medico inglese Edward Jenner nell'identificazione di una, diciamo, di una tecnica innovativa per portare una protezione contro il vaiolo umano. E lui diciamo, ebbe l'intuizione di capire che le mungitrici delle vacche della sua epoca avevano una protezione contro il vaiolo umano ma contraevano un'infezione lieve senza nessuna problematica della salute del vaiolo bovino, quindi della mucca. Quindi questo è l'unico caso diciamo ad oggi conosciuto di un virus presente negli animali che condivide delle regioni della sua struttura con il vaiolo, un virus umano e quindi ci può dare una protezione e con lo stesso tempo senza recare nessun danno alla salute nostra. Quindi, tuttavia, questa prima indicazione dovettero passare circa 100 anni per il passaggio successivo che lo fece il microbiologo e chimico francese Louis Pasteur a fine 800 appunto, che riuscì diciamo ad ottenere delle attenuazioni, degli indebolimenti di virus, di batteri e di virus. E in onore di questo ottenimento della protezione nell'uomo, utilizzò la parola vaccino e il termine vaccinazione in onore del lavoro di Jenner un secolo precedente. Tuttavia, diciamo, e quindi tuttavia, ci è voluto molto tempo per arrivare all'eradicazione completa del vaiolo umano a livello mondiale, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito nel 1979. E quindi un risultato molto importante e si spera di raggiungere anche l'eradicazione del virus della polio, la poliomielite. Tuttavia questi traguardi non sempre possono essere raggiunti perché ci sono diciamo, diversi microbi che hanno dei serbatoi animali importanti, quindi in questi casi non si può raggiungere l'eradicazione globale. Tuttavia diciamo che è importante con la vaccinazione raggiungere un controllo di mantenimento di una soglia molto bassa della circolazione dei microbi, virus o batteri patogeni. Per il motivo che diciamo, la vaccinazione globale a livello della popolazione italiana si era abbassata precedentemente al 2017 con solo 4 vaccini obbligatori, l'antidifterica, l'antipoliomielitica, l'antitetanica, l'antiepatite B, il governo con la legge Lorenzin nel 2017 aveva sancito
l'obbligatorietà di ulteriori 6 vaccini che vedete qui, quindi ad oggi sono obbligatori nell'età pediatrica al di sotto dei 16 anni 10 vaccini, proprio perché diciamo il calo di una vaccinazione che era circa dell'87% della popolazione non raggiungeva una percentuale più alta che è importante per l'immunità di gregge. Naturalmente poi ci sono altri vaccini che sono consigliati, come contro quello del papillomavirus nelle ragazze in età prepuberale, che blocca, diciamo, l'infezione del papilloma e l'associazione col tumore al cancro della cervice uterina, e poi, come vedete, è importante l'antinfluenzale e altri vaccini. Perché è importante l'immunità di gregge? È importante perché, se vediamo qui in questa immagine, se vediamo, diciamo, le persone azzurre non sono immunizzate ma sane, quelle rosse sono quelle infettate e malate, se non c'è nessuna vaccinazione, che sono gli omini gialli, nel primo caso in alto vediamo che l'infezione, la contagiosità è molto alta e la popolazione viene, diciamo, colpita in modo massiccio della malattia contagiosa. Nell'immagine di mezzo abbiamo, diciamo, solo pochi vaccinati, ma una percentuale bassa, che sono appunto gli omini gialli, e questo non riesce a resistere alla contagiosità globale della popolazione. Soltanto se quindi abbiamo una popolazione vaccinata oltre il 95%, che è molto alta, ma è questa che funziona in modo ottimale, abbiamo, diciamo, che il restante persone che non sono vaccinate possono beneficiare di una diciamo, resistenza che non è effettiva, ma è probabilistica, e perché, diciamo, trovando così tanti vaccinati resistenti, il virus non ha la capacità di diffondersi e di, diciamo, arrivare alle persone non vaccinate. Le persone vaccinate possono essere, diciamo, anche quelle che sono vaccinate, ma, diciamo, il vaccino non ha un'efficacia del 100%, come forse avrete già sentito, quindi è variabile. E poi ci possono essere anche persone che non possono vaccinarsi perché hanno delle patologie tumorali o croniche, oppure hanno delle immunodeficienze, e quindi queste persone, per certi vaccini, come quelli attenuati vivi, come la parotite, il morbillo, la rosolia, eccetera, non possono vaccinarsi, quindi sono a rischio di infettarsi continuamente nella vita normale. Molti sono bambini, ma possono essere anche. Quindi, diciamo, sono state fatte delle stime dell'importanza dei vaccini, e che vi riporto: circa 5 vite salvate ogni minuto nel mondo, che corrispondono a 7.200 ogni giorno e corrispondono a più milioni di morti evitati ogni anno. E quindi è una realtà obiettiva che, se si fermano le campagne di vaccinazione, ci riprendono a colpirci virus e batteri che sono invece sotto controllo, come il virus della poliomielite, il virus del morbillo, e la pertosse, la difterite e il tetano. Quindi con delle percentuali di morte che oscillano da meno di 1% al 5%, a volte anche il 10-20% di morte. Quindi il funzionamento del sistema immunitario è alla base della risposta, diciamo, di un vaccino. Il sistema immunitario acquisito adattativo comprende i linfociti T e B, e che li ritroviamo nei vertebrati, e il sistema immunitario è costituito da molecole importanti, quali gli anticorpi, ma non solo, abbiamo anche molecole importanti solubili, come gli anticorpi, che sono le citochine, che hanno attività simile ormonale nel funzionamento del sistema immunitario, e poi tante cellule immunitarie importanti, oltre ai linfociti, come i macrofagi, per esempio, che il nome significa mangiatori di microbi, e ci difendono. Il sistema immunitario è tutto diffuso nel nostro organismo attraverso il sistema linfatico, e quindi, diciamo, i linfonodi, oppure la milza, oppure l'appendice, le tonsille, sono degli organi linfoidi specializzati, ricchi di linfociti T e B, di macrofagi e di altre cellule immunitarie. L'antigene è il concetto importante che viene utilizzato spesso, e significa, diciamo, una sostanza che è in grado di generare una risposta anticorpale. E però, diciamo, nel gergo più immunologico, poi antigene identifichiamo la sostanza che interagisce con l'anticorpo o il recettore. E si differenzia invece l'immunogeno, che è invece una sostanza che, quando è inoculata in vivo in un soggetto, determina appunto una generazione di una risposta di anticorpi e cellule T, quindi, diciamo, in vivo. Naturalmente l'antigene, per esempio in questa immagine vediamo, diciamo, una proteina ripiegata, contiene più regioni riconosciute dagli anticorpi, queste regioni sono chiamate epitopi, e quindi se noi vediamo qui, diciamo, tre patogeni, tre famiglie di patogeni molto importanti, dal virus dell'influenza,
dell'HIV e del SARS-CoV-2 sono le proteine di superficie o glicoproteine che saranno riconosciute dagli anticorpi. E però ciascuna di queste proteine o glicoproteine può avere più epitopi e quindi non tutti gli anticorpi sono uguali. Un vaccino, per essere efficace, innanzitutto deve avere le qualità della sicurezza di non arrecare danno assolutamente o effetti collaterali bassissimi, e poi deve avere la capacità di indurre anticorpi neutralizzanti. Inoltre dimostrare in una popolazione campione, in rapporto ad un'altra di controllo placebo, di contrastare e impedire l'infezione dei soggetti nei cosiddetti trial clinici, e diciamo i colleghi dopo di me esporranno bene queste parti. Quindi gli anticorpi neutralizzanti devono riconoscere la proteina spike o corona del virus CoV-2 e in questo modo neutralizzano e impediscono il legame al recettore del nostro organismo, che è il recettore ACE2, che è l'enzima di conversione dell'angiotensina presente nell'endotelio, nell'albero respiratorio, a livello cardiaco, intestinale, quindi è molto presente nel nostro organismo. La risposta immunitaria ha una sua cinetica, con una fase di latenza di alcuni giorni, poi un picco a 2 settimane, e qui vedete la risposta a un vaccino, un antigene A, si potenzia con un richiamo della risposta del vaccino, chiamata risposta secondaria. E questa, diciamo, permette una potenza della risposta anticorbale e una risposta memoria nel tempo. Naturalmente ogni vaccino ha delle tipologie diverse della memoria immunologica e quindi, diciamo, ci sono delle risposte che sono diverse nel tempo. Alcuni vaccini hanno bisogno di più richiami, per esempio, altri invece anche un solo inoculo può essere sufficiente. Qui ho messo molte tipologie di vaccini diversi, come i vaccini virali attenuati, quelli uccisi, i vaccini tossoidi, i polisaccaridici coniugati, quindi diciamo, in questa presentazione non posso, diciamo, soffermarmici troppo, però per esempio i coniugati, che sono dell'Anthemophilus influenzae, che a dispetto del nome questo è un batterio molto pericoloso che causa in età pediatrica dei danni, diciamo, di meningiti e con una mortalità del 10-20%, il vaccino è molto sicuro e utilizza, diciamo, un legame chimico covalente tra il polisaccaride e la proteina del vaccino del tossoide tetanico, che è la tossina svelenata, e soltanto questo vaccino coniugato, appunto, del polisaccaride con la proteina permette la collaborazione tra un linfocita B e un linfocita T helper, e questo è molto importante. Vedete il pallino rosso, è un frammento della proteina carrier, tossoide tetanico, e solo così ci può essere, diciamo, questo HELP, che è fondamentale per la risposta a memoria e la risposta neutralizzante a questi patogeni solo di componenti polisaccaridiche di capsule che sono, diciamo, composti zuccherini, non proteici. Infine mostro altre tipologie di vaccini in uso o, diciamo, in trial clinici e, diciamo, quasi già appunto utilizzati nell'uomo per il SARS-CoV-2, per esempio, e quindi diciamo la tecnologia del DNA ricombinante, dei vaccini RNA o dei vettori virali sono una realtà attuale e sempre più importante per permetterci una protezione della popolazione. Quindi ho concluso e lascerei la parola ai successivi presentatori. Grazie. Grazie Lorenzo. Proseguiamo con il secondo breve intervento. Invito di nuovo chi sta seguendo questo webinar a fare domande nella chat, magari proprio alla fine di ciascuna presentazione. Quindi a questo punto invito il professor Piubelli, che ci racconterà la sua esperienza per quanto riguarda lo sviluppo in termini di ricerca di un nuovo vaccino per la tubercolosi in questo caso. Buonasera a tutti, allora io vi parlerò di quello che abbiamo fatto inizialmente con la tubercolosi, facendo anche una piccola introduzione del perché la tubercolosi, visto che forse a noi, come abitanti dell'Europa, la tubercolosi non fa più così tanta paura. Allora, ho intitolato Nuove armi contro vecchie e nuove malattie, perché questo vuole essere una metodica generale che può essere utilizzata in realtà non solo per la tubercolosi, ma per tutta una serie di
patologie per le quali non esiste ancora un vaccino efficace oggi. Allora, la tubercolosi non è affatto scomparsa dalla terra, ma molto rapidamente. Sappiamo che è conosciuta fino all'antichità, viene chiamata anche TBC, tisi, mal sottile, consunzione, è molto presente nella letteratura. È una patologia che, se non curata, ha una mortalità molto elevata, pari a circa il 50%, era ampiamente diffusa in tutto il mondo fino agli anni 50 e poi in Europa e in Nord America è scomparsa o quasi grazie all'uso di antibiotici, i famosi, primo fu l'anisoniazide, poi hanno utilizzato le rifampicine e compagnia. Purtroppo è ancora oggi molto diffusa in Asia e Africa. Ogni anno WHO, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, emette un Global Tuberculosis Report che ci dice qual è l'incidenza stimata della tubercolosi nel mondo e a fronte di 10 milioni di nuovi casi ogni circa nel 2019, più o meno l'ordine di grandezza è questo, abbiamo avuto circa 1.200.000 decessi nello stesso anno. Come potete vedere, facile vedere che l'elevata incidenza a livello di popolazione è nel sud-est asiatico, mentre le zone più colpite in rapporto alla popolazione sono quella dell'Africa subsahariana. Il colore scuro, più è scuro il colore, maggiore l'incidenza rispetto alla popolazione. Il numero assoluto è più alto in sud-est asiatico perché sappiamo che qui abita moltissima gente, sappiamo che l'India da sola ha 1 miliardo e rotti di abitanti. Quindi in realtà la tubercolosi uccide ancora e nonostante appunto sia stato scoperto degli efficaci antibiotici. Giusto anche un piccolo ricordo, cioè un piccolo richiamo, la tubercolosi è una malattia batterica non virale, è stato scoperto il famoso bacillo di Koch, da cui ebbe il nome, il premio Nobel nel 1905, che si chiama Mycobacterium tuberculosis appunto. In realtà soltanto il 10% degli individui che vengono infettati sviluppa la patologia, gli altri sono portatori ma non hanno effetti. E allora perché nonostante tutto continua la tubercolosi? Proprio perché non c'è un vaccino efficace. L'unico vaccino presente ancora oggi contro la tubercolosi è un vecchissimo preparato che si chiama bacillo di Calmette-Guérin, preparato ormai 100 anni fa a partire da un ceppo di Mycobacterium bovis, quindi di nuovo un batterio che va a colpire i bovini e offre una parziale copertura soltanto nei bambini e negli adolescenti, ma una volta passati nell'età adulta perde completamente la sua capacità protettiva e gli individui possono essere colpiti. Inoltre, è cosa ancora più grave, magari avete sentito parlare del problema in altre occasioni, sono comparsi dei ceppi di batterio, di Mycobacterium, resistenti agli antibiotici. Resistenti vuol dire che l'antibiotico non ha più effetto sul batterio e quindi questo continua a sopravvivere senza grossi problemi. Questo è il famoso bacillo visto al microscopio elettronico, dalla caratteristica forma bastoncino da cui il nome. Quindi c'è la necessità, è riconosciuta anche dall'OMS, di avere a disposizione un nuovo ed efficace vaccino contro la tubercolosi e quello che abbiamo pensato di fare è di sviluppare un nuovo vaccino, appunto, almeno di cominciare a pensarci, utilizzando le tecnologie del DNA ricombinante. Quindi abbiamo sentito prima il professor Mortara parlare di diversi tipi di vaccino. Questo sarebbe un vaccino che viene ottenuto non utilizzando il patogeno ucciso o attenuato dal calore o da altri sistemi, ma utilizzando dei pezzettini di proteine che sono degli antigeni, come abbiamo sentito dire prima,
e possiamo utilizzarli grazie al fatto che la ricerca ci ha messo a disposizione l'intera sequenza genomica, quella che spesso viene chiamato in modo errato codice genetico, non è il codice genetico ma è la sequenza genomica, cioè l'intera informazione del batterio, da cui possiamo estrarre le sequenze di questi antigeni, antigeni che, come ha detto il collega prima, sono le sostanze che provocano la risposta immunitaria, non esattamente, sono immunogeni, però diciamo antigeni, sostanze che possono generare l'immunità. E quindi abbiamo scelto queste due proteine antigeniche particolari, le abbiamo prodotte come proteine ricombinanti grazie alle tecniche del DNA ricombinante, le tecnologie del DNA ricombinante, quindi le biotecnologie, e abbiamo anche verificato la possibilità di avere un aumento della loro immunogenicità, cioè proprio la capacità di provocare una risposta immunitaria mediante una modifica chimica, cioè legandole chimicamente con delle molecole di zuccheri a sintetizzare quello che vengono chiamate delle glicoproteine. Glico è il termine greco che indica gli zuccheri, da cui glucosio per esempio. Infine, sulle varie proteine è stata valutata la capacità immunogenica delle stesse. Allora, piccolo accenno alle proteine ricombinanti: sono prodotte grazie alle tecnologie del DNA ricombinante, ovviamente ciò che si ricombina è il DNA, però per estensione del significato, traslazione del significato vengono chiamate proteine ricombinante, grazie alle tecniche di ingegneria genetica. La cosa essenziale è che vengono prodotte in organismi che sono differenti da quelli in cui si trovano normalmente, quindi noi non usiamo più il batterio, non lo vediamo proprio, utilizziamo altri microorganismi o altri tipi di cellule. Questo è un esempio classico delle cosiddette biotecnologie avanzate, cioè quelle biotecnologie che utilizzano tutte quelle tecniche sviluppatesi a partire dagli anni 80 del secolo scorso. Infine, quello che siamo andati a fare è stata la valutazione della risposta immunitaria tramite saggi immunologici in vitro. Qui avevo messo le principali componenti del sistema immunitario, che però ha già citato il professore prima, quindi le lascio solamente per conoscenza, e abbiamo scelto due proteine antigeniche dopo una ricerca per vedere quali erano quelle più indicate, che si chiamano TB10.4 e AG85B. Qui ho lasciato il nome come si chiama dal punto di vista, diciamo così, scientifico, perché sono note con queste sigle e possiamo lasciarle. E qui abbiamo una serie di grafici in cui vediamo il confronto, per esempio, in questo caso, tra i controlli, cioè degli individui non affetti da tubercolosi, contro gli individui che sono ammalati di tubercolosi. Questo non è fatto in vivo, ma è fatto su piccole, in vitro significa praticamente sul siero, sul plasma prelevato, e vediamo che c'è una risposta di queste proteine, in entrambi i casi AG85 e TB10, nei confronti di soggetti che hanno la tubercolosi. E questo significa che le proteine funzionano, cioè sono in grado di dare una risposta immunitaria. Qui, per esempio, quella che abbiamo visto prima era una risposta nei confronti delle cellule del tipo T, che danno tutta un tipo di immunità, quella mediata da cellule, mentre questa è la risposta nei confronti degli anticorpi, che forse sono un po' più noti, ma non sono gli unici che sono in grado di difenderci. Qui, per esempio, vediamo i grafici dei controlli, dei vaccinati e degli individui attivi. Altri grafici ci fanno vedere, ad esempio, qual è l'effetto della glicosilazione. Questi MAN che vedete qua sotto sta ad indicare mannosio. Mannosio è il nome di uno zucchero che è stato chimicamente aggiunto a queste proteine, e anche in questo caso vediamo che l'aggiunta di questi zuccheri mantiene la risposta immunitaria, di nuovo dicendoci che noi possiamo utilizzare questo tipo di proteine per pensare di utilizzarle come antigeni efficaci. Qui di nuovo sono diversi, vedete qui abbiamo diversi nomi, sono nomi di diversi zuccheri, e vedete come le risposte possono variare. Questo ci fa dire quanto sia in realtà un po' complicato prevedere le cose, perché a seconda di dove si attaccano queste molecole di zucchero o di che tipo di zucchero attacca,
attacco o il numero che viene attaccato, noi abbiamo delle risposte differenti. Quindi l'ottimizzazione della ricerca è stato quello di andare a vedere come si riusciva a ottenere delle proteine più efficaci. Ad esempio, abbiamo visto a un certo punto che delle proteine glicosilate si perdeva un po' di attività. Allora abbiamo pensato di modificare quella proteina, che è la G85B, sempre grazie a tecniche di ingegneria genetica, quindi biotecnologie, chiamando una tecnica che viene chiamata ingegnerizzazione, perché si va a modificare la sequenza di queste proteine eliminando quei punti della proteina in cui si aveva questa questa aggiunta di zucchero e sostituendolo con delle altri pezzetti di proteina lievemente diversi dove questo zucchero non poteva essere aggiunto. Questa è una cosa che si può fare facilmente con le tecniche attuali, e abbiamo visto che in effetti eliminando queste problematiche, in due casi avevamo di nuovo la risposta immunitaria che era stata persa e che era stata persa precedentemente. Eccolo qui di nuovo con le proteine glicosilate che vedete mantengono la loro risposta. Quindi in realtà quello che abbiamo fatto è stata la messa a punto di un sistema di produzione di proteine ricombinanti antigeniche, cioè del batterio, che possano essere utilizzabili per produrre degli anticorpi, per produrre una risposta immunitaria e quindi come base per un vaccino, che sia semplice, efficace ed economico. Perché se per 100 anni non è che nessuno ha mai pensato di fare un nuovo vaccino contro la tubercolosi, è che è estremamente difficile farlo. Quindi utilizzando il batterio attenuato o il batterio ucciso, non si è mai riusciti ad ottenere un qualcosa di efficace. Guardate che non è l'unico caso, altre due importantissime malattie, cioè importantissime nel senso che purtroppo sono altamente diffuse, che sono la malaria, che non è né un batterio né un virus, ma è un protozoo parassita, e invece il virus dell'HIV, altra patologia che provoca molti morti, ancora dopo anni e anni di ricerca non si è mai riusciti a ottenere un vaccino efficace. Adesso della malaria si parla di qualcosina, ma in realtà non era proprio niente di che, si è visto che in realtà non funzionava moltissimo. Un'altra patologia che mi viene in mente è il colera. Anche questa è una patologia che a nessuno viene più in mente che possa essere da noi, in realtà esiste, da anni che c'è nello Yemen per esempio, e per il colera non esiste un vaccino efficace. Quindi fare un vaccino non è così semplice, e quello che abbiamo messo in cantiere noi è appunto la possibilità di ottenere un qualcosa che possa servire come punto di partenza efficace. Inoltre abbiamo visto che queste proteine che abbiamo prodotto, modificate e no, riescono a funzionare, riescono a, a produrre, mettiamo così, una risposta immunitaria efficace, e siamo riusciti anche a migliorarla modificandole opportunamente. Questo è importante perché vuol dire che studiando come sono fatte queste proteine e studiando come si riesce a modificarle, si può provare a vedere, ma se io magari cambio questo pezzetto o cambio questa condizione, riesco a migliorare la situazione. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è che non si pensa mai a quante persone lavorano su questo tipo di progetti. Ormai siamo a un livello in cui qualsiasi gruppo di ricerca non può più pensare di lavorare da solo, perché questo progetto ha per esempio coinvolto noi del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università dell'Insubria per produrre le proteine, ma abbiamo collaborato con il Dipartimento di Chimica Organica dell'Università di Milano e col Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Pavia per sintetizzare gli zuccheri e per attaccarli alle proteine, quindi a fare la cosiddetta glicosilazione. Questi zuccheri non si comprano al supermercato, ovviamente, ma devono essere sintetizzati appositamente, anche perché devono essere modificati in modo particolare. E poi ovviamente dobbiamo appoggiarci, giustamente, a chi sa fare i saggi immunologici. E quindi questi sono stati effettuati al Dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico San Matteo di Pavia,
al Dipartimento di Medicina dell'Università di Pavia e anche al Dipartimento di Biomedicina dell'Università di Tor Vergata. Quindi questo genere di lavori mette insieme l'expertise, la capacità lavorativa di persone che vengono da mondi completamente diversi, per esempio i chimici organici piuttosto che biologi, piuttosto che i medici o biologi che invece fanno gli infettivologi e che fanno tutt'altro tipo di lavoro. La stessa metodologia stiamo pensando di applicarla, visto l'emergenza, alla glicoproteina spike, che è quella che è la principale glicoproteina, il principale antigene che viene riconosciuto dal sistema immunitario, e infatti i vaccini di adesso sono rivolti contro la spike, che stanno producendo adesso, sono rivolti contro questa proteina spike, che si chiama spike perché è la famosa punta che sporge dal coronavirus, dandogli il suo particolare nome. Questa sarà una sfida particolarmente interessante perché la glicoproteina spike è una proteina molto grande, quindi ragionevolmente noi dovremo produrla in piccoli pezzi. E tra l'altro è una glicoproteina, l'ho sottolineato, perché ha già degli zuccheri attaccati e dobbiamo studiare se questi zuccheri possono essere utili o al contrario possono peggiorare la situazione. Nel qual caso dobbiamo pensare come modificarli andando a cercare in letteratura ciò che si sa del posizionamento di questi zuccheri e poi vedere se queste proteine modificate possono essere utili o no per la produzione di anticorpi. Siamo aiutati in questo dal fatto che proprio nel nostro laboratorio recentemente la collega Elena Rosini, sempre del gruppo del professor Pollegioni, ha prodotto l'intera proteina spike ed è stata utilizzata per esempio anche per mettere a punto il test rapido salivare sviluppato qui all'Insubria, di cui ha parlato anche per esempio la Prealpina circa un mesetto fa. L'avere a disposizione questa intera proteina ci aiuterà molto in questo compito, perché in realtà si può comprare la proteina ma costa tantissimo, credo che vari decine di migliaia di euro al milligrammo, e che è un prezzo assolutamente improponibile, costa molto meno farsela. Partendo da questo punto di partenza abbiamo intenzione di produrla in altri modi, in altre varianti, e poi eventualmente cominciare a studiarla come produzione degli anticorpi. Allora, quello che intendevo dire con questo intervento è l'idea di cosa si fa adesso per mettere a punto un vaccino, soprattutto nei casi in cui gli approcci, diciamo così, un po' più classici, quelli in cui si provava a utilizzare il microorganismo attenuato, il patogeno attenuato o morto, non hanno dato alcun risultato, come nel caso della tubercolosi. Ok, questa era l'ultima slide. Grazie, Luciano. sei stato un po'... più che altro io ci terrei a rimanere nei tempi perché ci sono tante domande e quindi credo che poi, appunto, siccome non vogliamo sforare e andare troppo lunghi successivamente, quindi vi chiedo veramente di rispettare un attimo le tempistiche. Passiamo adesso invece a sentire da un rappresentante dell'industria che cosa succede nel percorso di produzione di un vaccino, il passaggio dal laboratorio di ricerca alla company e come vengono testati, controllati, perché penso che questo sia uno degli aspetti, anche vedendo dalle domande, che interessa parecchio le persone collegate. Quindi grazie. Allora, buongiorno, buonasera, anzi, mi chiamo Maria Grazia Pizza e, come introdotto da Elena, lavoro alla GSK a Siena e lavoro sui vaccini da più di 30 anni. Lo scopo di questa presentazione era quello di mostrarvi, come abbiamo visto nei due interventi precedenti, è stato molto chiaro
il fatto che lo sviluppo dei vaccini nel corso del tempo ha in qualche modo permesso di utilizzare delle tecnologie completamente nuove. E se guardiamo a questa diapositiva, possiamo infatti vedere tutti i progressi che sono stati fatti nel campo della vaccinazione, partendo dai vaccini vivi attenuati che sono stati appunto definiti in precedenza, al DNA ricombinante di cui ha parlato più recentemente ora il professor Piubelli, e possiamo vedere la glicoconiugazione e gli adiuvanti, come nel caso di alcuni vaccini nuovi che contengono appunto, che sono particolarmente potenti e contengono degli adiuvanti. E devo aggiungere appunto, dopo questa bellissima presentazione su TB, per esempio, che i primi dati promettenti proprio verso la tubercolosi si stanno vedendo proprio dall'uso di antigeni con adiuvanti, che sono delle molecole che in qualche modo aiutano la risposta immunitaria. Dal DNA ricombinante si passa poi all'uso del genoma, e ci sono moltissimi vaccini che sono ora in corso di sperimentazione, altri il cui uso è già stato implementato, e vi parlerò brevemente di questo, a tecnologie completamente nuove, come la bioconiugazione, la structural vaccinology, che è quella che è stata introdotta dal professor Piubelli quando parlava appunto di guardare alla struttura della molecola e eventualmente di modificarla, ed è quello che è stato fatto per esempio nel caso della spike per il coronavirus. Poi abbiamo i vaccini a RNA, di cui si sente tanto parlare ora per il coronavirus, le nanoparticle, le GEMA. Come possiamo vedere, nel corso di 150 anni, i nuovi risultati nel campo dei vaccini non sono stati molti, ma dagli anni 80 possiamo vedere invece che lo sviluppo è stato davvero veloce. Volevo portarvi giusto un esempio anche per dare un'idea di quali sono le tempistiche nello sviluppo di un vaccino, e vi parlerò quindi di un progetto al quale abbiamo lavorato per molti anni qui a Siena, che è basato sulla reverse vaccinology. Essenzialmente questo approccio si basa sulla identificazione di antigeni, di cui abbiamo sentito parlare dal professor Mortara, quindi di proteine capaci di indurre una risposta immunitaria efficace. L'approccio che è stato utilizzato essenzialmente è partito dall'analisi del genoma del batterio. Il genoma è stato analizzato, gli antigeni più promettenti sono stati identificati per analisi bioinformatica, quindi al computer, sono stati identificati al computer, dopodiché sono stati espressi usando le tecnologie di DNA ricombinante. Queste proteine sono state utilizzate per immunizzare i topi, è stata vista la loro attività serologica e sono stati identificati tre antigeni più promettenti. Questo vaccino ovviamente è un vaccino appunto multicomponente, e volevo avere la vostra attenzione un attimo sulla natura di questi antigeni. Ora, quando li abbiamo identificati dal genoma non avevamo idea di cosa questi antigeni facessero, e ora sappiamo che questi antigeni hanno un nome, quindi legato ad un'attività, quindi Factor H Binding Protein, Ness Serie Parin Binding Antigens, NADEI e la PoRei delle outer membrane vesicles. Ma non è tanto la composizione del vaccino su cui volevo portare l'attenzione, quanto sul fatto che, studiando questi antigeni, ci siamo resi conto che in realtà questi antigeni sono conservati, ma non sono sempre gli stessi in tutti i ceppi. Quindi cosa vuol dire? Che i vari ceppi, per esempio nel caso del meningococco, in cui abbiamo applicato questo approccio, nel caso del meningococco i ceppi hanno una certa variabilità. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che un vaccino
che è basato su queste proteine può indurre una copertura di ceppi che è diversa a seconda dell'epidemiologia nei vari paesi. E questa cartina vi dà un po' l'idea di un'analisi che è stata fatta in collaborazione con tutti i laboratori del mondo, a cui abbiamo chiesto di fare un'analisi epidemiologica dei ceppi di meningococco B circolanti nel loro paese e di cercare di predire la copertura. Quindi, come potete vedere, la copertura del vaccino può variare dal 66% sulla base dei ceppi che circolano in Canada fino ad arrivare al 91% nel caso dei ceppi che circolano negli Stati Uniti. Questo perché l'epidemiologia globale è diversa. Ma il vaccino è stato nel frattempo registrato sia in Europa che negli Stati Uniti e questi dati sono stati proprio alla base di questa registrazione. Ora cominciamo ad avere dei dati veri, cioè dei dati cosiddetti real world data, cioè dei dati che vengono dall'uso di questo vaccino nei vari paesi. E come potete vedere, per esempio, il vaccino è stato introdotto in Inghilterra per un programma di immunizzazione nazionale e abbiamo avuto il 75% di diminuzione della malattia, quindi questa è una malattia che colpisce soprattutto i bambini a partire dai 2 mesi di età. E potete vedere che in realtà lo stesso tipo di efficacia e anche in altri stanno venendo fuori dei dati anche in Italia, per esempio, dove il vaccino si è dimostrato efficace al 96% in Toscana, al 91% in Veneto, e nei paesi in cui il vaccino è stato introdotto, per esempio nel caso di outbreak, quindi epidemie che sono avvenute soprattutto nelle popolazioni studentesche, perché purtroppo questa è una malattia che si diffonde velocemente anche tra gli studenti, soprattutto gli studenti che vivono nei college, questi studenti sono stati immunizzati proprio perché sono successe varie epidemie negli Stati Uniti e non ci sono stati casi nei ragazzi che sono stati vaccinati. Quindi diciamo che tutto il lavoro è partito da un'analisi più o meno teorica e fino ad arrivare poi a un'analisi dei dati reali. Ma quanto tempo ci è voluto? Giusto per darvi un'idea, questa diapositiva mostra un po' i tempi di sviluppo di questo vaccino. Quindi abbiamo iniziato l'analisi del genoma nel 1996, abbiamo finito l'analisi, abbiamo pubblicato e abbiamo iniziato poi le varie fasi cliniche, quindi la fase 1, la fase 2, la fase 3. Tutto il dossier è stato poi preparato per la sottomissione all'ente regolatore europeo in seguito anche all'FDA e come potete vedere l'approvazione per l'uso in Europa è arrivata nel 2013, l'approvazione in US nel 2015, quindi sono passati circa 20 anni per lo sviluppo di questo vaccino. Ora, perché questo succede? Che cosa veramente ha un'influenza sui tempi di vaccinazione, sui tempi di rilascio di un vaccino? Ci sono vari step. Uno sono le tecnologie con cui un vaccino può essere identificato. Abbiamo sentito parlare prima dal professor Piubelli che sono vari gli approcci che sono stati usati, per esempio nel caso della identificazione del vaccino per il Covid-19. E come potete vedere ovviamente l'avanzamento così veloce delle tecnologie ha permesso ora nel 2020 di applicare tutte le tecnologie più moderne per la definizione di questo vaccino, quindi la reverse vaccinology perché si è partito dal genoma del virus, la structural vaccinology perché la proteina spike di cui parlava prima il professor Piubelli è stata stabilizzata, quindi è stato fatto sì che la proteina fosse in grado di indurre anticorpi ancora migliori rispetto alla proteina nativa, biologia sintetica perché il vaccino a RNA è praticamente un vaccino sintetico, gli adiuvanti perché le proteine che sono al momento sotto studio per il Covid-19 per il Covid-19 contengono tutte un adiuvante. Quindi qual è il vantaggio delle tecnologie? Il vantaggio è prima di tutto la
possibilità di applicare delle tecnologie nuove. Quando abbiamo introdotto il concetto di reverse vaccinology negli anni 2000, ovviamente è stato fatto tanto lavoro per cercare di fare in modo che questa tecnologia funzionasse al massimo, e ovviamente ora dopo 15 anni possiamo vedere che è molto più veloce ora identificare antigeni dal genoma rispetto a quanto potesse essere quando noi abbiamo cominciato la sperimentazione. Quindi una cosa importante è i tempi e le tecnologie che sono ora a disposizione. Qual è l'altro aspetto? Che una volta che un vaccino viene disegnato in qualche modo, deve andare in clinica. E quindi la clinica come viene fatta? Viene fatta in varie fasi. Quindi la fase 1 viene la fase in cui praticamente il vaccino viene testato per la sua sicurezza, e quindi per vedere se il vaccino è tollerato bene, e soprattutto si parte da adulti, quindi da una popolazione che, anche se non è la popolazione target del vaccino, però le fasi vengono fatte a partire dagli adulti, poi gli adolescenti, poi gli infants nel caso di vaccini che sono rivolti ai bambini. Dopo la fase 1 si passa a fare la fase 2, in cui c'è la selezione della dose, viene valutata l'immunogenicità e ovviamente la sicurezza su un numero più elevato di individui. Dopodiché si passa alla fase 3, che è quella di definire la popolazione più ampiamente. E questo che vuol dire? Che nella fase 3 vengono utilizzati, cioè viene somministrato il vaccino a molti più soggetti delle varie età, e viene anche definito se il vaccino funziona oppure no. Ora, cosa succede? Perché i tempi normalmente sono così lunghi? Perché le fasi cliniche costano tanto, quindi laddove è l'industria che deve investire. Ovviamente l'industria non investe nella fase 2 se prima non ha avuto i dati di sicurezza della fase 1, e di conseguenza l'industria non ancora meno investe nella fase 3 a rischio, se non sa se i dati di fase 2 saranno positivi. Quindi essenzialmente questo articolo che è stato proprio pubblicato recentemente su Nature, secondo me dà proprio questo confronto interessante tra il vaccino tradizionale, cioè i metodi tradizionali di sviluppo della fase clinica di un vaccino in tempi normali e in tempi Covid. Quindi cosa vuol dire? Come dicevamo, che la fase 1, la fase 2 e la fase 3 non avvengono mai contemporaneamente, perché sarebbero dei costi elevatissimi, e qui potete anche vedere la durata di queste fasi cliniche. Ovviamente quando si fa una fase 3 l'industria si prepara già alla produzione commerciale del vaccino. Perché? Perché se la fase 3 va bene e se il vaccino viene registrato, il vaccino poi deve essere distribuito. Quindi la fase, diciamo, 3 e la fase di produzione sono delle fasi impegnative per l'industria. Cosa è successo nel caso del Covid? Nel caso del Covid è successo che i governi hanno, e le varie organizzazioni hanno finanziato small biotech, hanno finanziato company, perché queste fasi qui avvenissero contemporaneamente. Quindi quello che è successo ora con il Covid, che la fase 2 è iniziata mentre la fase 1 stava andando, e la fase 3 è iniziata mentre il vaccino era già prodotto in grandi quantità. Questa è una cosa che normalmente non può avvenire se è soltanto a carico dell'industria, perché ovviamente è rischiosissima, perché se la fase 3 non va bene, non può essere, cioè i lotti che sono prodotti devono essere buttati via. Quindi questo è come si può passare da 15 anni a un anno e mezzo. Volevo, diciamo, giusto mostrarvi l'ultima diapositiva, in cui essenzialmente le nuove tecnologie che sono quelle che abbiamo menzionato aiutano nello sviluppo, nel velocizzare lo sviluppo. Ovviamente ci sono poi tante altre cose sulle quali ora si sta lavorando, tipo nuovi correlati di immunità, quindi come poter predire per esempio gli epitopi, fare un challenge, quindi immunizzare, poi gli individui vengono soggetti a un challenge con il patogeno, è fatto negli Stati Uniti con diversi patogeni, e quindi poi si vede se
l'individuo è protetto oppure no. Quindi diciamo, anziché fare una fase 3 su milioni di individui, questo permette di avere almeno un'idea se il vaccino funziona oppure no. Quindi diciamo, stiamo sicuramente in una fase in cui c'è una vera e propria trasformazione nello sviluppo dei vaccini. Ci aspettiamo che i vaccini futuri non saranno ovviamente sviluppati con queste tempistiche così brevi come nel caso del Covid, che ovviamente vogliamo una risposta a un contenimento di questa pandemia, però sicuramente tutte queste tecnologie ci aiuteranno anche a ridurre la tempistica per cui i vaccini, quindi 20 anni che erano richiesti magari 20 anni fa, saranno 10 o 5 in futuro. E con questo volevo ringraziarvi per l'attenzione. Giusto un'ultima idea, proprio sempre dal lavoro di cui vi ho parlato, del lavoro di Nature in cui si fa il confronto. Secondo me c'è quest'altra figura interessantissima che essenzialmente fa vedere tutti i vaccini che sono in fase clinica contro il Covid, e i vari colori sono i vari tipi di vaccino che sono sotto analisi. Quindi, come potete vedere, tutte le tecnologie sono in gioco in tutti i paesi del mondo, nelle small biotech così come nelle grandi industrie. Come potete vedere, il numero di vaccini che poi è entrato in fase 1 è ovviamente ridotto, perché per poter preparare le proteine in condizioni, diciamo, di GMP, cioè in condizioni da poter effettuare le fasi cliniche, i gruppi non sono moltissimi. Come potete vedere, si riduce moltissimo il numero di vaccini fino ad arrivare alla fase 3, in cui possiamo vedere che sono molti vaccini che sono in via di sperimentazione, come dicevamo prima, basati su tecnologie diverse, e due vaccini basati sull'RNA che sono stati appena licenziati. Quindi, per darvi un'idea di tutti gli sforzi che si sta facendo mettendo insieme proprio le varie tecnologie. E con questo era l'ultima diapositiva e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, Maria Grazia. Passiamo alla presentazione successiva, che invece ci racconta appunto riguardo i numeri per valutare l'efficacia delle sperimentazioni cliniche. Quindi passo la parola alla professoressa Mira del DISAT, quindi sempre dell'Università dell'Insubria. Buonasera. Dunque, i numeri dietro le sperimentazioni dei vaccini, che cosa hanno in comune gli studi sui vaccini per il coronavirus? Beh, innanzitutto sono studi in cui si parte da un campione di volontari, metà dei quali in modo casuale, cioè random, e a loro insaputa, quindi tecnicamente si dice in cieco, assumono il vaccino, e metà il placebo, ovvero una sostanza che è farmacologicamente inerte, dell'acqua. Questo per evitare degli effetti psicologici di aspettativa, consci o inconsci, oppure comportamenti più o meno arditi influenzati dalla consapevolezza, per esempio, di essere diventati immuni perché si è preso il vaccino. Queste persone vengono poi mandate a casa, tornano alla loro vita normale e alcune di queste purtroppo si ammalano. Supponiamo che, per fare un esempio, fra i volontari si ammalino 100 persone. Allora, abbiamo due situazioni estreme. Se delle 100 persone 50 avevano preso il vaccino e 50 avevano preso il placebo, intuitivamente l'efficacia del vaccino è pari a zero. Se invece tutte e 100 le persone che si sono ammalate avevano preso il placebo e nessuno aveva preso il vaccino, l'efficacia è pari al 100%. Ora, facciamo un esempio intermedio fra questi due estremi. Abbiamo come prima 100 volontari che si sono ammalati, e di queste 100 persone 20 erano nel gruppo dei volontari che avevano assunto il vaccino, mentre 80 erano nel gruppo di controllo, quello che ha assunto il placebo. Il conto da fare per ottenere l'efficacia del vaccino in questo caso è 20 meno, scusate, 80 meno 20, che fa 60, e poi diviso per 80 le persone che hanno preso il placebo. Quindi viene un'efficacia di 0,75. Come alternativa a questo conto si può calcolare quello che si chiama il rischio relativo, e l'efficacia è pari a 1 meno il rischio relativo. Il rischio relativo è un rapporto di rapporti.
Al numeratore ho i 20 vaccinati che si sono ammalati, sul totale dei vaccinati, supponiamo che il totale dei vaccinati in questo caso sia stato 100, e al denominatore ho gli 80 malati che hanno preso il placebo fra il totale delle persone che hanno preso il placebo, e ancora assumiamo che siano state 100 persone. Quindi in totale 200 volontari, 100 si sono ammalati, 20 nel vaccino e 80 nel placebo, il rischio relativo è pari a 0,25 e l'efficacia è 1 pari al rischio relativo. Allora notiamo che se la randomizzazione, ovvero le persone che vengono assegnate al vaccino e al placebo, è fatta 1-1, ovvero metà al placebo e metà al vaccino, nel calcolo del rischio relativo il 100 si semplifica e quindi nel calcolo dell'efficacia di conseguenza non entra il numero totale di persone che hanno fatto la sperimentazione. E questo è un po' strano se ci pensate, perché è chiaro che più persone partecipano a una sperimentazione, più io devo essere in un certo modo sicura dei risultati che ottengo. E quindi dove entra il fatto che le sperimentazioni sono fatte su 100, 1000 o 10.000 volontari? Beh, la risposta sta nella quantificazione dell'incertezza dell'efficacia del vaccino. Una premessa: noi tutti siamo ormai abituati a ragionamenti in termini di incertezza. Le previsioni del tempo vengono date fornendo l'incertezza. Domani piove con una probabilità dell'80%. Oppure quando guardiamo gli exit poll abbiamo sempre una forchetta che rappresenta quello che si chiama un intervallo di confidenza. E tanto più ampio è questo intervallo di confidenza, la forchetta, tanto maggiore è l'incertezza. Dire che un candidato vince con il 50% dei voti è poco interessante. È invece importante sapere se la forchetta va dal 53 al 57, che è un certo tipo di informazione, o se la forchetta va dal 45 al 65. C'è maggiore incertezza in questa seconda forchetta. Ecco, lo stesso discorso vale per i vaccini. Quindi il 75% di efficacia o il 90% di efficacia dei vaccini che abbiamo sulla linea del traguardo per il coronavirus deve essere associata a un margine di incertezza, perché dire che l'efficacia è del 90% è diverso se poi l'intervallo di confidenza va da 80 a 100 o è più ristretto. Ecco, il numero totale di volontari che partecipano ad una sperimentazione determina l'ampiezza di questa forchetta dentro cui sta l'efficacia del vaccino. Per esempio, tornando al nostro gruppo di prima, se il totale dei reclutati fossero 200, 100 al vaccino e 100 al placebo, l'ordine di grandezza dell'errore associato allo 0,75% di efficacia è dell'ordine di grandezza di 0,78. È l'errore standard del rischio relativo su scala logaritmica. Adesso non entriamo nel tecnico, ma l'errore ha un ordine di grandezza dello 0,78, che è diverso rispetto al fatto in cui i volontari reclutati sono 2000, 1000 assegnati al vaccino, 1000 assegnati al placebo. Aggiungiamo uno zero a tutti i numeri di prima, l'efficacia resta la stessa, resta 0,75, ma l'ordine di grandezza dell'errore ora è molto più basso, è 0,25 contro lo 0,78 di prima. E come conseguenza l'intervallo di confidenza, la forchetta, è più piccola e quindi la nostra incertezza diminuisce. Ora veniamo ai vaccini per il coronavirus. Quelli che sono sulla linea del traguardo, la linea del traguardo diciamo della comunità europea, quella che è posta dall'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali. Ecco, adesso vorrei con voi calcolare l'efficacia di questi vaccini e dove è possibile anche questi intervalli di confidenza, le forchette di cui sopra. Allora, partiamo dal vaccino Pfizer-BioNTech. Qualche giorno fa, il 10 dicembre, è uscito un articolo sul New England Journal of Medicine dove sono stati pubblicati i dati di efficacia e di sicurezza del vaccino Pfizer-BioNTech. Allora, Pfizer ha reclutato 43.548 volontari dai 16 anni in su, da metà luglio fino a metà novembre.
Questi volontari sono stati scelti in 152 paesi del mondo, la maggior parte negli Stati Uniti, di un'età compresa, diciamo di un'età mediana di 52 anni, cioè metà avevano meno di 52 anni e metà avevano più di 52 anni. Di questi volontari, 43.000 e quasi 500 hanno ricevuto due dosi di vaccino o di placebo a distanza di 21 giorni l'uno dall'altro. Dei volontari, metà hanno ricevuto il vaccino e metà hanno ricevuto il placebo. Poi i ricercatori hanno aspettato e hanno visto quanti di questi volontari si sono ammalati conducendo una vita normale. Hanno testato soltanto i sintomatici e si è considerato che le persone hanno sviluppato il Covid se avevano, dopo 7 giorni dalla seconda dose di vaccino, sviluppato almeno un sintomo, e i sintomi erano febbre, tosse, brividi, dolori muscolari, eccetera, e avevano mostrato un test positivo entro 4 giorni prima o 4 giorni dopo dai sintomi. Ora sono emerse 170 persone dichiarate, positive al Covid secondo questo criterio. E di questi 170 casi, 162 appartenevano al gruppo placebo e 8 al gruppo dei vaccinati che avevano preso effettivamente il vaccino della Pfizer. Questo ci permette di calcolare l'efficacia del vaccino pari al 95%, quindi 162 meno 8 diviso 162 dà proprio il 95%. È interessante però valutare anche l'intervallo di confidenza, che va dal 90,3 al 97,6. Ora, durante la sperimentazione è stata stratificata la popolazione con riferimento a classi di età, con particolare attenzione alle fasce più deboli, e il vaccino ha mostrato un'efficacia simile in tutte le fasce di età e anche in diverse persone per etnia, per genere, indice di massa corporea e altre condizioni di comorbilità. Per esempio, l'efficacia è stata pari al 90% per gli adulti sopra i 64 anni. Inoltre, fra la prima dose e la seconda dose sono stati osservati un certo numero di casi, nel gruppo placebo, e quindi l'efficacia del vaccino durante le due dosi è risultata pari al 52%. Ecco, questi sono i numeri della Pfizer. La cosa interessante è che, anche se lo studio è stato progettato per seguire i partecipanti fino a 2 anni dopo la seconda dose, data l'efficacia del vaccino, emergono ora delle barriere etiche e pratiche che impediscono, in un certo senso, di seguire chi ha preso il placebo per 2 anni senza offrire loro la possibilità di prendere poi effettivamente il vaccino, una volta che il vaccino è risultato approvato dalle autorità di regolamentazione. Comunque Pfizer ha detto che continuerà la sperimentazione e continuerà a verificare fino a 2 anni come era stato definito originariamente. Ora, ci si aspetta che l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, segua la indicazione che è stata data dalla Food and Drug Administration, l'agenzia per gli alimenti e i medicinali americana, che dopo un parere positivo degli esperti del 10 dicembre ha approvato definitivamente il vaccino il 12 dicembre. E ci sono state una serie di punti sollevati dal comitato degli esperti. Per esempio, è stato chiesto di fare una sperimentazione più specifica sui giovani, sulle persone con allergie, e in ogni caso è interessante che nel giro di molti meno mesi rispetto a quello che ci si attendeva, il vaccino è stato autorizzato. Ora passiamo a Moderna. Moderna ha arruolato 30.000 volontari sopra i 18 anni, di cui 25.000 hanno ricevuto la seconda dose di vaccino dopo 28 giorni. E hanno annunciato il 10 dicembre che intendono arruolare altri 3.000 partecipanti adolescenti di età compresa fra i 12 e i 18 anni. Sarebbe la prima delle sperimentazioni per giovani così di età così bassa. Allora, di questi 30.000 volontari, metà assegnati al vaccino e metà assegnati al placebo, anzi un po' di meno perché alcuni poi non verificavano le condizioni per entrare nella sperimentazione,
196 si sono ammalati, di cui 33 in modo severo, di questi 185 pazienti avevano ricevuto il placebo, mentre i restanti 11 avevano ricevuto il vaccino. Quindi, di nuovo, si calcola l'efficacia con la metodologia che vi ho spiegato, 185 meno 11 diviso 185 dà un'efficacia del 94,1%. È attesa per domani un'analisi della sperimentazione di Moderna dalla Food and Drug Administration. Ancora non è stato pubblicato un articolo scientifico relativo alla sperimentazione, quindi non sono in grado di dirvi qual è l'intervallo di confidenza che è associato a questo efficacia del 91,4%, perché questo dato appare sul sito di Moderna. E di nuovo ci si aspetta che l'Agenzia Europea per il Farmaco valuti questi risultati per metà gennaio. AstraZeneca, allora, AstraZeneca ha pubblicato i suoi risultati, è stata la prima ad aver pubblicato i suoi risultati su una rivista scientifica, The Lancet, l'8 dicembre, e poi la notizia è stata ripresa anche su Nature. Lo studio suggerisce che il vaccino è efficace, ma i dati evidenziano una serie di incognite persistenti, tra cui domande relative al dosaggio più efficace, perché di fatto dei 131 volontari che si sono ammalati, di questi 24.000 che hanno aderito alla sperimentazione, alcuni avevano preso due dosi standard e alcuni invece avevano preso un po' per errore una prima dose che era più bassa. Allora, tra quelli che hanno preso le due dosi standard e si sono ammalati, 71 avevano preso il placebo e 27 il vaccino, mentre tra quelli che avevano preso la dose più bassa come prima dose e poi la dose standard e poi si sono ammalati, 30 avevano preso il placebo e 3 il vaccino. Questo ci permette di calcolare la nostra efficacia sia per chi ha preso le due dosi standard, sia per chi ha preso la prima dose più bassa e poi la dose standard, sia nel totale. Allora, la cosa interessante è che con due dosi standard l'efficacia è del 62,1%, con la dose prima bassa e la seconda dose standard, un po' controintuitivamente, l'efficacia è del 90%. E mettendo insieme le due sperimentazioni, l'efficacia risulta essere del 70,4% e poi vedete i relativi intervalli di confidenza. Allora, nell'interesse del tempo vi dico gli ultimi dati relativi allo Sputnik, dove la sperimentazione è stata fatta con un minor numero di volontari, 22.714, qui non c'è nessun articolo scientifico, ci basiamo su comunicazioni diciamo istituzionali. L'efficacia risulta pari al 91,4%, non abbiamo un intervallo di confidenza e a differenza delle precedenti sperimentazioni, qui la randomizzazione non è stata 1-1 ma 3-1, ovvero le persone con il vaccino sono state il triplo di quelle che hanno ricevuto il placebo, forse per questioni di tipo etico. Quindi il numero dei malati è minore rispetto alle altre sperimentazioni, 88 in tutto, di cui 62 avevano preso il placebo e 16 il vaccino. Però qui è importante sapere quanti volontari avevano preso il placebo e il vaccino per calcolare il rischio relativo e quindi l'efficacia, perché il conto che bisogna fare è 16, che sono le persone che sono ammalate che hanno preso il vaccino, diviso tutte le persone che hanno preso il vaccino, cioè 17.000 circa al numeratore, diviso 62, che sono le persone che sono ammalate e che avevano preso il placebo, su il totale delle persone che avevano preso il placebo, quasi 6.000. E così abbiamo questo rischio relativo del 91,4%. Ecco, per tutti i vaccini le incertezze rimangono, nel senso che non è chiaro quanto dureranno gli effetti protettivi né se possono bloccare la trasmissione del virus. Vorrei parlarvi per concludere di un vaccino mentale
che abbiamo elaborato con Armando Massarenti e che tentiamo di inoculare nei lettori del nostro libro. Il libro è intitolato La pandemia dei dati, ecco il vaccino, è uscito la scorsa settimana nelle librerie ed è pubblicato da Mondadori, e il nostro vaccino si chiama Pensiero Critico e speriamo abbia un'efficacia del 100%. E deriva da uno studio a doppio cieco condotto fra studenti, colleghi, amici e parenti, ed è composto il nostro vaccino da due ingredienti fondamentali. Il primo è la filosofia, che ci insegna ad essere aperti e antidogmatici e nel contempo ad amare la conoscenza. Armando Massarenti è un filosofo della scienza. E il secondo è la probabilità, che ci permette di estrarre informazioni dei dati e quindi conoscenza, che guida le nostre decisioni e le nostre azioni. Ecco, in un mondo dominato dall'incertezza, incertezza sull'efficacia dei vaccini, incertezza sulla forchetta entro cui sta questa efficacia, la probabilità, la scienza dei dati e la filosofia, in ultima analisi, il pensiero critico, sono una guida sicura per la vita e con questa guida andrà tutto bene. Quelle che vedete sono delle immagini tratte dal libro della nostra grafica Teresa Sdralevich, che ci ha molto aiutato nel nostro intento divulgativo attraverso una grafica molto accattivante. Il risultato è un libro un po' per tutti, semplice da leggere, dove è possibile anche divertente e ironico. E la scommessa è che man mano si proceda nella lettura, questo vaccino mentale che inoculiamo nel lettore aumenti la sua efficacia e gli permetta da un lato di orientarsi nella giungla dei coronadati, i dati generati dal coronavirus, e dall'altro di sfuggire a una serie di trappole mentali e distorsioni cognitive che questa giungla di dati ci riserva. Ma non parliamo soltanto di coronadati, allarghiamo un po' a tutti i dati che ormai da anni circondano e quindi cerchiamo di spiegare al cittadino di come occuparsi dei suoi dati in maniera consapevole. Ecco, vorrei concludere con un modo un po' provocatorio, sottolineando che non sono tanto i vaccini che salvano la vita, quanto i programmi di vaccinazione che salvano le vite umane. Quindi le infrastrutture, le persone contribuiranno almeno altrettanto, se non di più, del vaccino stesso al successo del programma. E insieme al vaccino, il pensiero critico salva l'umanità, il pensiero critico che ci porterà a vaccinarsi e creare questo effetto di immunità di gregge. Grazie. Grazie mille per l'intervento, particolarmente interessante, appunto perché parlandoci sempre fra biologi, magari i numeri ogni tanto li tralasciamo un po' e quindi ci sono parecchie domande per tutti, quindi velocemente passo la parola al professor Picozzi che ci parla appunto di molti aspetti etici dei vaccini e poi vi proporrò una selezione fra le domande che sono arrivate in chat. Bene, grazie. Essendo l'ultimo ho un compito ingrato perché è quello di mantenere l'attenzione dentro ovviamente la prospettiva anche della cena e quindi cercherò senza proiettare slide di non tediarvi. Ci sono molti temi che avrei voluto toccare, ricordati, il tema appunto di come trattare le persone che hanno ricevuto il placebo, se ha senso andare avanti. Quale protezione per chi invece si è reso disponibile? Sono temi interessanti, ma non abbiamo tempo. E allora mi concentrerò su tre questioni fondamentali che sono molto presenti nel dibattito. La prima è il costo del vaccino, la seconda è la distribuzione, quale priorità, e il terzo è il tema obbligatorietà o facoltatività del vaccino, che sono temi che molto hanno toccato, molto sono stati dibattuti e continuamente, credo, pongono questioni. Io mi rifaccio a un documento appena uscito del Comitato Nazionale per la Bioetica, se andate sul sito del Comitato Nazionale lo trovate nella sua interezza, che secondo me è fatto molto bene, aiuta molto bene a inquadrare queste questioni. Primo tema, il costo del vaccino. E come pare che si debba dire che certamente il vaccino è un bene comune. E dire questo significa che la politica dovrà fare in modo che sia nella produzione sia nella distribuzione non possa essere solo il mercato e le leggi del mercato a governare la produzione e la distribuzione. Quindi va considerato il vaccino un bene comune. Da questo punto di vista, lo abbiamo ascoltato, io credo che sia indispensabile che le aziende farmaceutiche riconoscano la propria responsabilità sociale.
in questa grave condizione di pandemia, tenuto anche conto dell'ingente contributo economico sostenuto dal pubblico. E prima lo abbiamo ascoltato. Quindi rispetto alla questione del costo, io credo vadano sottolineati due aspetti. È un bene comune, quindi non può essere il mercato e le leggi del mercato l'unico criterio, e richiamare le aziende farmaceutiche, visto l'ingente contributo economico che hanno ricevuto dal pubblico, alla propria responsabilità sociale. Due, il tema della distribuzione. Come consideriamo le priorità? A chi lo diamo per primo? È chiaro che priorità non significa escludere qualcuno, ma stabilire unicamente che qualche categoria assumerà prima il vaccino e qualche categoria lo assumerà dopo, ma nessuno sarà escluso. Di priorità si parla in medicina, si è parlato durante la pandemia e si parla quando di solito appunto la domanda è superiore all'offerta. In questo momento non riusciamo a vaccinare tutti nello stesso momento. Questioni che si ripropongono, pensate alla medicina delle emergenze, pensate alla stessa questione della distribuzione degli organi da trapiantare. Noi abbiamo più persone che aspettano rispetto agli organi a disposizione, e anche lì va stabilita una priorità. Allora, da questo punto di vista, quali sono i criteri etici? Perché state bene attenti, perché spesso noi assistiamo a dibattiti in cui, come dire, fanno delle affermazioni senza argomentarle, senza dare ragione del perché, mentre invece è assolutamente necessario, soprattutto in una questione come questa, esplicitare, far comprendere quali sono le motivazioni che poi portano alle scelte pratiche. Allora, la priorità viene stabilita tenendo conto di questi principi. Il primo, che dobbiamo proteggere per quanto possibile ogni persona, nel rispetto del principio di uguaglianza e di assenza di ogni discriminazione. Questo è il primo principio. Considerare appunto l'uguaglianza delle persone e l'assenza di discriminazione. Due, il principio di equità. Cosa significa? Significa tener conto di questo aspetto. Il contrario di uguaglianza è disuguaglianza, non differenza. E quindi l'equità ci fa riconoscere che noi abbiamo all'interno della nostra comunità delle persone che appunto hanno bisogni e condizioni diverse. Provate a pensare agli operatori sanitari che sono esposti a un rischio maggiore rispetto al resto della popolazione, e provate a pensare agli anziani con patologie che hanno un rischio di mortalità certamente superiore a quello delle persone più giovani. E quindi io devo riconoscere le differenze, e riconoscendo le differenze sono equo senza andare a minare il principio di uguaglianza. Terzo, il principio di solidarietà sociale. Il principio di solidarietà sociale dice che la nostra libertà non è assoluta, non è senza legami. Noi siamo in un contesto in cui abbiamo dei legami e dobbiamo farci carico anche responsabilmente di questi legami. Allora, tenuto conto di questi principi, uguaglianza, non discriminazione, equità e riconoscimento delle differenze e solidarietà sociale, il mio legame con altri, come lo traduciamo nella pratica? Come coerentemente lo traduco nella pratica? Devo ricordare che appunto la questione del rapporto rischi-benefici deve sempre tener conto che c'è un rischio diretto, cioè un rischio che riguarda la mia salute, e poi c'è un rischio indiretto, e cioè la trasmissione dell'infezione ad altre persone. Così come c'è un beneficio, che è un beneficio per me, il grado e la durata dell'immunità, e c'è un beneficio indiretto, pensate alla immunizzazione di gregge. Quindi quando parlo di rapporto rischi-benefici deve sempre tener conto che questo riguarda il singolo e riguarda la comunità. Se io traduco in pratica, nell'assegnazione e nella distribuzione del vaccino, scegliendo come criterio o la lotteria
o il criterio del chi prima arriva, prima sarà vaccinato, io credo che noi non rispettiamo quei principi che abbiamo detto prima. Perché? Perché il criterio della lotteria si basa sulla casualità e quindi è chiaro che non terrà in considerazione le differenze esistenti e le particolari vulnerabilità delle persone. Se invece scegliessi il criterio chi prima arriva, prima sarà vaccinato, anche qui io agevolerò in maniera discriminatoria chi ha più facilità di accesso ai vaccini, o per motivi logistici o perché potrà acquisire più facilmente le informazioni. Quindi è chiaro che non posso utilizzare nella pratica il ricorso alla lotteria o a chi prima arriva, prima viene servito. E allora come tradurre praticamente quei principi in priorità pratiche? Ecco, a me pare che la scelta che è stata fatta sia quella corretta, e cioè si dice i criteri di priorità nelle vaccinazioni, chi sarà vaccinato per primo, si basa sulla identificazione dei gruppi più a rischio. Per quale motivo? O per l'attività lavorativa che svolgono o per le condizioni di età e di salute. Così io traduco l'uguaglianza, l'equità e la solidarietà sociale. Allora da questo punto di vista chi dovrà avere la priorità? Le persone che ovviamente nel svolgere la propria attività si trovano a diretto contatto con soggetti malati Covid con rischi indiretti o indiretti, pensiamo ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, personale ausiliario, autisti di ambulanze, ricercatori, eccetera. Due, gli anziani, soprattutto in questo caso, in prioritariamente i soggetti che ad esempio vivono in una RSA, ma ovviamente poi saranno anche gli adulti e i minori con grave vulnerabilità e con elevato rischio di prevedibile aggravamento delle condizioni di salute se si infettassero con il Covid. Terzo, le persone indispensabili al mantenimento dei servizi essenziali di pubblica utilità e necessari al mantenimento dell'ordine pubblico, l'esercito, i trasporti, le scuole, i fornitori di cibo. E come pare che questa priorità traduce coerentemente quei principi che abbiamo argomentato e che sono alla base evidentemente delle scelte che devono essere fatte. Quindi mi pare che quasi tutte le nazioni del mondo stanno un po' andando in questa direzione, pur magari con qualche diversità, ma mi sembra che questo impianto e con queste motivazioni questa scelta sia persuasiva. L'ultimo passaggio è il tema dell'obbligatorietà del vaccino. Ovviamente il vaccino richiama sempre la questione della obbligatorietà. Attenzione, qui riguarda un vaccino per l'obbligatorietà di una malattia in cui ad oggi noi non abbiamo nessuna terapia e che è molto molto contagiosa. Quindi questo è il contesto in cui va vista la questione. Credo che sicuramente optare almeno in questa fase per la volontarietà rispetto all'imposizione sia corretto. Ovviamente a condizione che si mantenga da parte di ciascuno il senso di responsabilità individuale e che le condizioni complessive della diffusione della pandemia consentano di scegliere l'opzione del facoltativo. È certo importante convincere le persone, dare argomentazioni, far sì che ci sia appunto da parte di tutti la comprensione delle buone ragioni a favore del vaccino. Si deve escludere la possibilità di passare invece all'obbligo? Io credo che questa opzione non possa essere esclusa, perché in una situazione in cui dovesse perdurare la gravità della situazione sanitaria e ci sia l'insostenibilità a lungo termine delle limitazioni alle attività sociali ed economiche, a fronte del fatto che c'è un grande numero di persone che non si vaccina, a queste condizioni io credo che non si possa escludere l'obbligatorietà dei vaccini, soprattutto per gruppi professionali che sono a rischio di infezione e trasmissione del virus. Ovviamente tale obbligo dovrà poi essere revocato qualora non sussista più questo pericolo. Quindi rispetto all'obbligatorietà, per riassumere, ove le condizioni lo consentano,
certamente la via della facoltatività e della comprensione e partecipazione, anche in ordine al principio di solidarietà sociale da parte della popolazione. Ove però continuasse e si aggravasse la situazione e fosse insostenibile nel lungo tempo le limitazioni alle attività sociali ed economiche, io credo che vada presa in considerazione la necessità che per alcuni gruppi professionali diventi obbligatorio. Grazie. Quindi vorrei innanzitutto, prima di passare alle domande, in modo tale da poter eventualmente lasciare chi si vuole scollegare, ringraziare sicuramente tutti i relatori per gli interessantissimi interventi, ma anche il supporto avuto dal servizio tecnico, quindi dal supporto Teams, Bilink, dal SIC, dalla comunicazione didattica e così via. Quindi grazie molte, perché è molto importante il vostro aiuto per poter trasmettere, fare informazione con questa modalità. Alcune persone nella chat hanno chiesto se eventualmente potevamo rendere disponibili delle slide, le slide o dei brevi riassunti di quello che è stato presentato, quindi questo lo chiedo ai relatori, poi fate riferimento a me, io farò eventualmente da tramite. Per quanto riguarda gli insegnanti, siccome questo evento è stato poi inserito anche tra gli eventi del Piano Nazionale Lauree Scientifiche come formazione docenti, se desiderano ricevere l'attestato di partecipazione, di nuovo contattate pure o la sottoscritta, quindi elena.bossi@uninsubria.it, o la professoressa Grimaldi e vi manderemo l'attestato. E a breve, intanto che i relatori risponderanno alle domande, metterò nella chat un link e un QR code con il quale potete dare la vostra opinione, spero positiva, all'evento di oggi. Quindi per noi è importante che ci diate un feedback e una risposta. Incomincio con una domanda per la professoressa Mira, perché so che poi ha un impegno, ed è stato, la domanda era questa: come mai, cioè nel senso, se nel test dei vaccini sono stati contati, diciamo, come ammalati, come persone per i quali il vaccino è stato efficace, solo i sintomatici, mentre non sono stati considerati gli eventuali asintomatici? Sì, grazie per la domanda, sicuramente interessante. Allora, l'unica team che ha tenuto in conto anche le infezioni negli asintomatici è stato quello di Oxford AstraZeneca, che ha raccolto dei tamponi settimanali su una parte dei volontari per determinare se avevano il coronavirus anche senza sintomi. I dati mostrano che il regime vaccinale da loro messo in atto a basse dosi è stato efficace per il 60% nel ridurre le infezioni asintomatiche. Per quanto riguarda la scelta di non fare una cosa di questo tipo da parte degli altri sviluppatori, beh, è chiaramente legata a costi di sperimentazione e a questioni logistiche, perché quello che bisogna fare è quello che ha fatto Oxford AstraZeneca, cioè periodicamente a un campione quantomeno dei volontari verificare se fossero o meno positiva al coronavirus. È chiaro che la sperimentazione di Oxford AstraZeneca è più completa da questo punto di vista, per gli altri probabilmente verrà chiesto di continuare la sperimentazione in una fase non emergenziale come questa. Ricordiamoci che tutte le approvazioni dell'FDA, la Food and Drug Administration e dell'EMA verranno date in condizioni di emergenza. E proprio queste condizioni emergenziali hanno fatto sì che alcune questioni come questa non venissero affrontate, probabilmente verrà richiesto di farle in un secondo momento. Una considerazione per gli insegnanti relativamente al libro: abbiamo proprio un'appendice rivolta proprio agli insegnanti che sono chiamati a insegnare da quest'anno l'educazione civica, ognuno deve fare la sua parte, e partendo proprio dai coronadati e dal coronavirus abbiamo sviluppato tutta una serie di spunti proprio per gli insegnanti che possono usarle nelle scuole. E quindi ringrazio tutti gli insegnanti che hanno partecipato, e di nuovo mi unisco anch'io nel ringraziare l'Università di Insubria, il personale tecnico e tutti i colleghi che hanno partecipato. Grazie.
Grazie. Allora io inizierei con, cioè proseguirei con altre domande. La prima, che è più comune, forse questa è rivolta più a Lorenzo Mortara, è: chi ha contratto il virus deve vaccinarsi? Ma sì, diciamo che questo nuovo virus ha mostrato, diciamo, delle peculiarità diverse da altri microbi, quindi diciamo che si è sentito nelle varie comunicazioni che chi ha contratto l'infezione successivamente potrebbe reinfettarsi. Quindi diciamo sono messaggi questi, diciamo, attuali, che lasciano supporre la necessità di vaccinarsi. E poi anche le informazioni della memoria immunologica dopo infezione non sono chiari, nel senso che sembrano appunto calare molto rapidamente. Insomma, ci sono dati in questo senso, quindi da questo punto di vista io sarei per la vaccinazione, sì. Ok, un'altra domanda abbastanza comune appunto è quella: se la velocità con cui sono stati sviluppati questi vaccini non può influire sulla sicurezza, sia diciamo a breve termine ma anche a lungo termine. Quindi va bene, allora la velocità abbiamo sentito, diciamo, dalle colleghe, diciamo, questa velocità è stata dovuta, cioè è stata ottenuta dalla contrazione delle varie fasi cliniche per la condizione emergenziale. Quindi diciamo quello che è carente per i tempi appunto così stretti sicuramente è la memoria immunologica. Cioè la memoria immunologica ad oggi è uno studio, diciamo, su meno di un anno, quindi per la velocità degli studi e per le contrazioni delle fasi cliniche questo necessiterà di altri mesi, di altro tempo. Sono in corso, ecco, diciamo, per la memoria immunologica che si può ottenere, però diciamo anche un richiamo, un successivo richiamo può permettere come conosciamo dalla risposta immunitaria dei richiami, cioè sono possibili successivi richiami, ecco. Quindi diciamo se in fase acuta il vaccino con due dosi è capace di dare una protezione, un'efficacia importante, elevata, con diciamo di più mesi, questo non toglie il fatto per la memoria immunologica che si può anche avere altri richiami se necessari, però non è detto, ecco. Ok, grazie. Una domanda per la dottoressa Pizza, anzi due, che penso sia forse più diciamo adeguate, cioè domande più per le company. Allora, qual è la parte più complessa nello sviluppo e nella produzione di un vaccino? Cioè dove si possono verificare le criticità più importanti? Quindi, Come dicevo, è una buona domanda, nel senso che purtroppo non è prevedibile. Quindi diciamo che nel frattempo che le fasi cliniche vengono fatte, generalmente il processo di produzione viene trasferito dalla piccola scala alla grande scala. E non sempre quello che viene fatto e funziona in piccola scala è applicabile in grande scala, perché è chiaro che se il processo prevede la purificazione, ovviamente una colonna cromatografica in laboratorio ha delle dimensioni diverse da una colonna cromatografica di produzione. Quindi diciamo che dipende molto le fasi cliniche sono ovviamente complicate, perché è necessario, diciamo, fare un monitoraggio costante, il numero di individui necessario arruolare gli individui. Per il Covid è stato anche abbastanza semplice, perché tutti avevano voglia di essere vaccinati, ovviamente. In condizioni invece, perché c'è, diciamo, la percezione del pericolo è più ampia. Quindi le fasi cliniche sono critiche a volte per l'arruolamento. La parte produttiva ovviamente ha delle criticità notevoli, perché non sempre i processi sono facilmente trasferibili e quindi anche i costi di produzione possono essere particolarmente elevati. Grazie. Un'altra domanda abbastanza comune che è ritornata nella chat
anzi facciamo due domande insieme così cerchiamo di velocizzare i tempi. Allora, tra i vaccini che sono stati sviluppati per ora sono solo quelli ad RNA e i vaccini che verranno, in generale quali ci si aspetta che abbiano maggior successo a lungo termine o quali sono da preferire? Cioè, tradotto, forse perlomeno così interpretato da me, è meglio vaccinarsi subito con questi primi vaccini e poi eventualmente ci saranno dei vaccini che ci proteggeranno più a lungo termine, oppure vale la pena aspettare per vedere che siano più sicuri o arriveranno dei vaccini migliori con tempi più lunghi? Dunque, la scelta se vaccinarsi o meno penso che non spetterà a noi, cioè vale a dire abbiamo un obbligo secondo me anche sociale, che è quello nel momento in cui ci verrà proposto di vaccinarsi con il vaccino disponibile. I vaccini per i quali si hanno più dati anche storicamente sono i vaccini basati su proteine, e quindi sono quelli che in qualche modo ci si aspetta diano meno problematiche anche eventuali, nel senso che per quelle RNA, così come vaccini basati sui vettori virali come quello di AstraZeneca, in realtà sono vaccini abbastanza nuovi, il concetto non sono stati provati in tanti soggetti finora, quindi il Covid-19 è sicuramente la prima esperienza. Chiaramente i dati di sicurezza si avranno più a lungo termine, per ora sappiamo che i vaccini sono sicuri, non abbiamo ancora idea, come diceva anche il professore prima, della durata dell'immunità, sicuramente quelli basati con proteine adiuvante si aspetta che siano molto più, inducono un'immunità molto più duratura nel tempo. Quindi la risposta è se potremo scegliere probabilmente quelli che danno una risposta più duratura. In ogni caso è importante vaccinarsi nel momento in cui saremo chiamati a farlo. Ok, altre due domande sono invece un pochino più generiche, non so chi può rispondere, cioè anche ad esempio sulla sicurezza dei vaccini in allattamento e gravidanza e sulle persone e diciamo che cosa è consigliato per le persone immunodepresse o che prendono immunosuppressori. Non so, Lorenzo. Ah, diciamo allora, per questa seconda, diciamo, degli immunodepressi sono sconsigliati, sono assolutamente sconsigliati i vaccini attenuati vivi, ma non è il caso di questi che abbiamo parlato stasera, diciamo di questi che sono alle porte della vaccinazione, cioè questi sono o a subunità o proteine o vettori virali non replicanti o RNA, quindi in questi casi non vedo complicazioni associate negli immunodepressi, diciamo, quindi non sono, diciamo, gli attenuati vivi presenti in quelli che abbiamo visto stasera, diciamo, che stanno andando a completamento, ecco. Direi. Ok, quindi direi che un'altra domanda era se appunto è opportuno, necessario e l'obbligo e che cosa ne pensate in generale come relatori sull'obbligo di vaccinarsi. Mi sembra che su questo aspetto abbiate già risposto tutti ampiamente. E invece un'altra domanda che ritorna è qualche dettaglio in più su questi nuovi vaccini ad RNA. Perché appunto diciamo soprattutto informazione poco scientifica riporta che può addirittura modificare il DNA come la terapia genica. Questo penso che chiunque di noi medico o biologo può rispondere, però non so, magari Luciano o se vuoi dare il tuo contributo o Maria Grazia. Ma allora
Io posso dire che per quanto riguarda la possibilità di modificare il DNA è assolutamente non ha senso, cioè non può fare una cosa del genere. I dati sull'efficacia sono confortanti in base a quello che abbiamo visto. Qual era la domanda iniziale? Scusate. No, appunto, se su cosa, cioè, su cosa si basano e perché comunque sono ritenuti. Ah, si basano, sì, allora si basano su praticamente delle particelle, dei liposomi, quindi delle particelle che entrano in cellula, non introducono direttamente l'antigene, ma introducono l'mRNA che poi verrà tradotto, quindi servirà a sintetizzare, allora, in termine tecnico si dice l'mRNA che codifica per l'antigene, quindi per la proteina antigenica, che è la solita proteina spike nel caso del coronavirus, che poi verrà prodotta dalle nostre cellule, verrà esposta sulla superficie e funzionerà appunto stimolando il sistema immunitario. Quindi di fatto è un altro modo, possiamo dire che è un modo indiretto per introdurre la proteina antigenica. Non può interagire col DNA perché l'mRNA non può fare questo, cioè l'mRNA che viene introdotto può soltanto produrre la proteina che poi serve per fare gli anticorpi, quindi qualsiasi altra possibilità è esclusa. Ecco, la novità del vaccino è la mRNA, è questa, viene introdotto con queste particelle che sono appunto liposomi, cioè che servono particelle grasse che possono entrare in membrana, si fondono, quindi grazie, sì, nel senso che sono fatte dalla stessa struttura della membrana, era quello il senso. Quindi possono entrare nelle cellule e poi fare il loro lavoro. La possibilità di modifica del DNA, cose del genere, totalmente senza senso. Infatti, anche perché io lavoro ad esempio con l'mRNA ed è una molecola molto labile, quindi l'innovazione, credo, e su questo forse ma ragazza ci può supportare, sta proprio nell'aver usato un messaggero per quello che è effettivamente l'RNA che si autodistrugge dopo un certo periodo, e forse questo richiede poi anche la necessità di un richiamo. Sì, infatti è esattamente così, diciamo che il concetto è appunto quello che spiegava il professor Piubelli, e ovviamente c'è da considerare anche che il virus è quello che fa normalmente, cioè quello di fondere la membrana cellulare e di utilizzare la cellula ospite per la replicazione, quindi diciamo che quello che fa il vaccino RNA è soltanto portare nella cellula solo la porzione che serve per la sintesi della proteina, quindi concettualmente non ci si aspetta di avere delle grosse problematiche. Come dicevamo prima, volendo rispondere anche alla domanda che mi facevi prima di quali sono i challenge, tenete presente che il vaccino Pfizer abbiamo sentito molto che deve essere tenuto a meno 80. In periodi di sviluppo non sospetti, nessuna industria farmaceutica si sarebbe imbarcata in una cosa così difficile, quindi questo è stato possibile solo perché si tratta del Covid. Per qualsiasi altro vaccino tutte le industrie farmaceutiche avrebbero speso prossimo anno, due o tre, a cercare di avere una formulazione più accettabile, diciamo, perché chiaramente questo prevede tante problematiche. Siamo tutti contenti ovviamente di averlo, anche di sostenere il meno 80, però insomma è abbastanza complesso, e ritorna al concetto che dicevi tu della stabilità. Ok, se la professor Samira è ancora presente, volevo fare una domanda che ho letto nella chat, ma che è anche una domanda che mi sono fatta io, però forse anche Maria Grazia, la dottoressa Pizza, può rispondere. Le persone che fanno parte, diciamo, dei gruppi di volontari su cui è stato testato il vaccino, sono in qualche modo controllate o è a loro raccomandato di condurre un certo tipo di vita, oppure nel senso, si devono esporre al virus più degli altri, oppure conducono la stessa identica vita di una persona che deve difendersi dal virus? Mi sa che
abbiamo, perché so che doveva poi scappare, quindi magari è rimasta collegata. Antonietta, ancora collegata. Però. Niente, non riusciamo ad avere una risposta. No, direi che più o meno ho cercato, diciamo, di fare una selezione. Ci sono poi delle domande di diciamo un po' più tecniche o semplicemente invece dei chiarimenti. Ad esempio, come tra i chiarimenti c'è che cosa si intende come adiuvante. Luciano o Maria Grazia, non so. Come vuoi, come volete. Ok, allora va bene. Vado. Io. Dunque, adiuvanti sono delle molecole che aiutano il sistema immunitario, quindi possono essere di natura diversa, però essenzialmente l'uso degli adiuvanti, perché viene utilizzato sempre di più? Perché chiaramente ora si tende a fare vaccini sempre più puliti, tra virgolette, cioè è difficile che si usi ancora il batterio, il virus intero o i batteri o i virus inattivati. Prima veniva menzionato il morbillo, la rosolia, cioè ovviamente questo tipo di vaccini ci sono e funzionano benissimo. Più si va verso vaccini con componenti purificati, meno più la risposta immunitaria è bassa. Quindi essenzialmente l'uso dell'adiuvante è necessario per aiutare nella risposta immunitaria. Per il Covid-19 ci sono molti vaccini, penso almeno una ventina, che sono in fasi cliniche con adiuvanti diversi, ma l'adiuvante, come dicevo, è soprattutto combinato a vaccini basati su proteine, vaccini ad RNA o vaccini virus-like particles non hanno adiuvante. Okay. Generalmente, questi anti-Covid almeno. Un'altra domanda, poi tra poco chiudiamo perché siamo andati veramente lunghi. Cioè si parla che appunto di possibili mutazioni del virus, come purtroppo succede ad esempio col virus dell'influenza. Questo potrebbe avere degli effetti negativi sull'efficacia dei vaccini o questo? Da quello che ho sentito, non so se stava rispondendo. Sì, no, va bene. Dai dati che sono stati mostrati dalla Pfizer, loro hanno praticamente espresso i virus mutati, quindi sono riusciti a riprodurre la maggior parte delle mutazioni che sono state identificate a oggi e i vaccini continuano a coprire anche verso queste, diciamo, queste diverse mutazioni. Bisogna dire che la frequenza di mutazione del coronavirus è per fortuna molto bassa e in genere le mutazioni non avvengono nella regione di legame al recettore, quindi per ora la risposta indotta dai vaccini è ancora sufficiente per poter combattere, diciamo, le varie mutazioni descritte ad oggi. Ok. Non so se il professore l'ho interrotto, non so se il professor Piubelli voleva. A posto. Allora, ci sono moltissime altre domande, tra cui tre che non ho riportato, non perché non volevo, ma diciamo, la criticità. Ad esempio, ce n'è una che dice che sulla derivazione o meno dei vaccini ottenuti da cellule fetali umane da aborti volontari. In realtà credo che in questo caso si stia parlando delle cellule EC, che sono una linea cellulare che ha sì questa derivazione, ma che è una linea cellulare diffusa da, diciamo, una singola cellula in passato, quindi. E inoltre quello che sottolineo come biologa e come docente di biotecnologie è che per fortuna la maggior parte dei virus, cioè dei virus, la maggior parte dei vaccini sviluppati sono in grossa parte vaccini oramai di sintesi, quindi ottenuti in laboratorio, come ad esempio quello ad mRNA, ma anche quelli derivati dalle proteine di cui ha parlato prima
il professor Piubelli. E un'altra domanda era invece relativa ai contaminanti come metalli pesanti, anche questa è una domanda che fa riferimento a vaccini che in passato, diciamo fino credo alla fine degli anni 70-80, non so se mi supportate, venivano diciamo per motivi di conservazione, ma anche perché in molti casi derivati da preparati cellulari o batterici, venivano diciamo integrati o perlomeno veniva utilizzato un conservante che conteneva mercurio. Queste tracce di metalli pesanti non sono praticamente più presenti, se non come una parte di, se non come alcune nanoparticelle che invece vengono proprio studiate e utilizzate per veicolare i vaccini. Io direi che ci sono ancora tantissime domande, la chat verrà salvata e quindi se siete d'accordo magari cercheremo di rispondervi con, non so, pubblicando delle risposte nella pagina che ci è stata concessa alle domande a cui non abbiamo potuto rispondere in questo frangente, perché appunto sono le 8 e anche i tecnici che ci hanno gentilmente supportato penso che abbiano il diritto di chiudere la serata, perché pensavamo massimo un'ora e mezza, siamo andati oltre 2 ore. Mi auguro appunto che la serata sia piaciuta, sia risultata per tutti interessante e vi invito anche a seguire sul sito dell'Insubria altri eventi, ad esempio a gennaio, mi sembra il 25 gennaio, ce ne sarà uno dedicato alle scuole, ma che di nuovo sarà tema coronavirus. In questo caso parleremo del virus e non del vaccino, quindi se siete interessati tenete d'occhio appunto l'home page oppure contattateci direttamente e vi faremo avere diciamo le informazioni per poter partecipare. Si tratterà di un webinar esattamente come questo. Quindi ancora grazie a tutti e arrivederci.